ci siamo. Allora, amici di Viaggiando in Camper, buongiorno, buon lunedì. Oggi buon lunedì. È lunedì. Allora, sì. Ci troviamo a Mazzomemi. Come... Ciao piccolina, come avevamo detto, qua facciamo amicizie con i canicuzzi. Siamo in un locale dove noi spesso veniamo quando veniamo a Mazzomemi, che si chiama La Balata. La Balata. Che questa volta stiamo vedendo addobbato, locale a festa. Storico. Io venivo negli anni 80, guarda che carino, è un po' c'era solo questo e quindi poi c'era è cresciuto. Solo questa, va bene, io. Noi adesso vi facciamo vedere il Borgo Marinaro, che è uno fra i più belli d'Italia, infatti molte TV vengono sempre qua. Giriamo la telecamera e salutiamo, grazie e buona giornata. Grazie. Facciamo vedere, guardate che bello, è un posto veramente bello, vi portiamo buone in giro. Feste. Allora, guardate, allora ci sarà un po' di vento, quindi c'è un po' di vento, quindi magari sentirete un po' il fruscio del vento e non si sente nulla, quindi ci mettiamo vicini vicini e vi facciamo vedere quello che c'è qua nella parte della Balata, che sarebbe questa zona qua. Poi io direi di entrare da qua, che dice, e poi facciamo il giro. Allora, e qua è tutta una zona dove soprattutto in estate, ciao Roberto, dove in estate sono molto frequentato, anche adesso i locali sono aperti, qui c'è un'altra parte del porticciolo, anche qui in estate molto frequentato, pieno di locali, come vedete per ora sono ovviamente la parte esterna. Cioè, stai facendo vedere la parte più brutta. Più brutta, ma per poi fare vedere la parte bellissima che piano piano porteremo. E ora entriamo nella stradina lì e arriviamo nel borghetto lì. Poi facciamo anche quella stradina là. Allora, noi camminiamo questo, tutta la zona porto, e poi ora ci infileremo. Guardate che bello il mare, abbiamo passato una notte di tempesta, vento e pioggia fortissima. Verso le 2 o le 3 di notte ci siamo dovuti alzare per cambiare la posizione del camper, perché il vento ci faceva ballare troppo. Guardate che posti meravigliosi. Qua stanno ristrutturando anche la chiesa, quindi ci sono lavori ancora di... delle cose non ristrutturate, che non sono state restaurate, ristrutturate. E cominciamo, avvicinati, perché se non si sente cose non sono state... Come per esempio questa chiesa, che stanno ristrutturando. Che stanno ristrutturando una parte della tonnara, che stanno ristrutturando, ho visto che si hanno iniziato da poco i lavori. Questi sono i vicoletti del Borgo Marinaro. E ora arriviamo. Dove ci sono appunto queste vecchie case dei marinai, che ormai sono state quasi tutte recuperate, ma occupate da ristoranti e locali. Allora, guardate qua, che meraviglia, guardate. Mantenendo comunque fortunatamente sì, lo stile quello del di Borgo Marinaro siciliano. Questa è la famosa piazza dove, quando ancora non era stato recuperato quasi nulla, fu girato una scena, una parte del film Mediterraneo di Salvatores, che è proprio quella che state vedendo adesso. Guardate che bello. Facciamo vedere la stradina di là. Questa anche una stradina, e ora la prendiamo e poi era per dare la suspense, le strade, c'è la barcuzza qua con la mareggiata, vedete, è arrivata una barca pure qua. Guardate che bella questa chiesa, è quella che abbiamo visto alle spalle, stanno ristrutturando, guardate che meraviglia. Probabilmente la stanno mettendo anche in sicurezza. Sì, sicuramente sì, perché è questo il viuzzo, immaginate, d'estate tutto pieno di gente una fuori nei tavoli. Tutte queste case dei pescatori adesso sono tutti localini. Guardate qua. Non so se preferirle così, no? Ma non lo so, vediamo. No. Intanto le facciamo vedere, comunque un posto turistico, uno dei borghi marinari più conosciuti in Italia, spesso varie trasmissioni televisive importanti vengono qui a fare... Sì, molto vento, quindi ci sono un po' di alghe, di cose. E vi facciamo vedere qua tutta la parte della piazza, i locali. Ho capito, un locale che è qua, però passiamo lontani perché non volevo che facciamo riprese, dove sui tavoli ci sono i libri e libri coperte e poi ci sono e il limone, i prodotti tipici della nostra terra. È una cosa molto particolare, dentro è bellissima, ma non volevano, facevamo riprese dentro, perlomeno aspettavo la proprietaria per fare le riprese. Guardate qua cosa c'è. Quindi il libro e il limone, i prodotti tipici nostri. Mi dicevano che certe volte mettono arance, cioè i prodotti fichi d'India secondo quello che esce dalla nostra terra. E questa è la piazza. Facciamo vedere l'altro vicoletto. Tornare che stanno cercando di mettere in sicurezza. Eccolo lì, già stanno lavorando.
parte abbiamo visto, ci sono terrazze, stanno recuperando anche quella parte che è bellissima. Andiamo a vedere il mare, vi portiamo in altri vicoletti e vi facciamo vedere il mare visto da questa, da un altro vicoletto che è bellissimo. Quindi facciamo una diretta un po' lunghetta, così vi ricordiamo Marzamemi in provincia di Siracusa. Quindi le famose giare siciliane con le pale dei fichi d'India, queste sono, si chiamano pale, queste si chiamano giare, questo si chiama vicolo, strada, salitino. Guardate qua, sì, andiamo dritto, ora ci affacciamo qua e vi facciamo vedere il mare, bellissimo, qui c'è una terrazza sul mare che è una cosa fantastica. Guardate, stiamo arrivando, piano piano, ci arriviamo, scusate le vibrazioni, ma noi stiamo nel frattempo camminando, ed eccoci qua. Ah, guardate dove si arriva poi, guardate che meraviglia. Ora, io uso sempre questi termini, ma là in fondo si vede l'isola di Capomasso. L'isola di Capomasso, e poi più tardi magari ci andremo, già ieri vi abbiamo fatto vedere qualche immagine di là. Ecco, guardate che cosa meraviglioso, venite qua, vi rilassate. Si dovrebbe vedere tutti i paesini dell'Interland qua, l'Accennoto là sopra, e quindi insomma un posto da favola. Quindi salutiamo così, io direi che possiamo con questo mare, io vedo il sole in faccia. Dove siamo? Vediamo col vicoletto o col sole? Così siamo col vicoletto. Allora così mettiamoci così. Salutiamo gli amici di Viaggiando in Camper, ma per ora una piccola diretta da Marzamemi, quindi giusto per farvi vedere un po' questo borgo marinaro. E l'appuntamento è qui magari. Sì, ma magari ci rivediamo qua. Ci rivediamo qua con qualcuno di voi che. Vabbè. Buona strada, a più tardi. Ciao.